Buongiorno a tutti, vediamo che cos'è l'amplificazione sismica locale, che cos'è un terremoto, perché certe zone il terremoto viene sentito più forte e più distruttivo, e in altre zone è meno distruttivo. Beh, perché le amplificazioni sismiche locali sono spesso più dannose del terremoto stesso, perché se il terremoto avviene su un substrato roccioso, sì, ad esempio, questo edificio sentirà il terremoto, ma non subirà tanti danni. Se invece le onde sismiche attraversano un terreno soffice, ad esempio un lago riempito di argille o dei depositi argillosi di 7-10 metri, che cosa succede? Che le onde sismiche, queste stesse onde sismiche che arrivano in superficie, subiscono un'amplificazione, quindi il terremoto a tutti gli effetti è un'onda. Vedete qui la lunghezza d'onda, l'ampiezza dell'onda è questa, arrivando in superficie aumenta l'ampiezza dell'onda e quindi è questo che produce l'amplificazione sismica, quindi l'onda viene amplificata dal terreno. Un altro esempio di un terremoto molto studiato dai geologi. E questo terremoto che praticamente il sisma avvenuto a 400 km di distanza è arrivato in un bacino di terreni argillosi riempiti, quindi all'epicentro si è registrato questo evento sismico, a 400 km di distanza si è registrato un evento sismico molto amplificato. Però vediamo questi dati qua. Mentre qui, in questa città qua, l'amplificazione sismica era pochissima. In questo punto qua, dove c'era un lago riempito, lo stesso sisma ha avuto un effetto abbastanza disastroso. Quindi anche terremoti che arrivano da lontano, non è che il terremoto ce lo devi avere sotto casa, under force, quindi sotto i piedi, sotto faglia. Quindi può avvenire amplificazioni anche per eventi sismici avvenuti a 400 km di distanza, e essere distrutti. Altro esempio, quindi l'ipocentro, il terremoto qua non c'è amplificazione del sisma, terreni, fiumi, argillosi, il sisma viene amplificato, vediamo l'onda sismica rilevata dai sismografi come viene amplificata, anche un effetto picco, cresta. Quindi l'ubicazione in una cresta, le onde si tendono a concentrare e si può avere un'amplificazione sismica. Non è così, tecnicamente è maggiore, molto maggiore l'amplificazione sismica per strutture che si trovano in questa condizione, quindi terreni alluvionali poco addensati. Stesso esempio, quindi vediamo lo stesso evento sismico come l'onda nei tre casi, nessuna amplificazione, amplificazione morfologica, amplificazione stratigrafica. Dove può provocare danni un terremoto? Ecco, vediamo. Un terremoto può provocare dei crolli di roccia, delle amplificazioni su bordi di terrazzamenti fluviali, quindi possiamo avere delle amplificazioni su questi bordi di terrazzamenti fluviali. Possiamo avere delle amplificazioni in sversanti, quindi con crolli di roccia. In zone di faglia, dove c'è la faglia, chiaramente il terremoto arriva con tutte le sue lunghezze d'onda, non viene tagliato, non viene filtrato l'onda sismica. In caso di liquefazione di sabbie, terreni che amplificano l'evento sismico, movimenti franosi, effetti di risonanza, il terremoto ritorna indietro, si muove nel bacino, può avere anche questo effetto di risonanza in questi bacini. Qual è un metodo di ricerca, di misura della possibile amplificazione sismica? L'HVSR. Questo metodo di questo ingegnere giapponese che si dice che lui aveva l'incarico di misurare tutta la rete ferroviaria del Giappone, ha fatto ogni 50 metri ha fatto una misura di H su H, poi lo spieghiamo.
Quindi, misurando ogni 50, lui si è accorto che c'erano delle zone dove il terremoto veveniva molto amplificato e addirittura anche i treni si ribaltavano in caso di sisma e delle zone dove non c'era nessuna amplificazione. Ho trovato questa relazione, praticamente mettendo in questo sismografo a misurare con degli accelerometri orizzontali e verticali, lui ha visto che facendo il rapporto tra gli spettri orizzontali e gli spettri verticali, questo rapporto qui mi poteva evidenziare delle zone di amplificazione sismica. Andiamo sia nel dettaglio che cercando di semplificare su cosa si basa questo metodo Nakamura. Praticamente si lascia in acquisizione il sismografo. Quindi si misurano tutte le onde possibili, onde oceaniche, vento, attività antropica, la signora che mette la lavatrice in moto, quello che ha l'attività in funzione che in maniera, le mucche che camminano nel campo, quindi qualsiasi cosa che produca un micro tremore. Quindi si misura quindi rumori passivi, rumore ambientale, non c'è bisogno come in altre misure sismiche di generare un'onda sismica da analizzare, quindi di generare gli shock delle esplosioni e quant'altro. Si misura il rumore ambientale. Quindi non sappiamo da dove arriva questa sorgente, non sappiamo come si muove, però vediamo sulla nostra strumentazione, possiamo misurare come arrivano le onde verticali e come arrivano le onde orizzontali. E quindi facendo appunto questo rapporto tra le onde orizzontali e verticali, si riusciamo a rilevare, con la tecnica Nakamura, riusciamo a rilevare delle zone dove ci può essere un'amplificazione sismica. Qual è il vantaggio del metodo? Costa pochissimo rispetto ad altri metodi e anche di facile elaborazione e univoca elaborazione. E non viene condizionato da rumore, da zone molto rumorose, perché anzi il rumore ambientale lo sfrutto per eseguire la misura di amplificazione sismica. Indirettamente, in relazione al primo modo, si può anche calcolare e stimare quale sia l'amplificazione sismica di sito. Va bene, qua c'è tutta la teoria, quindi vedete che qui indirettamente si potrebbero stimare le VP e le VS in relazione al primo modo di vibrare da questo metodo qua. Certo che abbiamo una stima troppo cautelativa, insomma, secondo me. Boh, risonanza. Allora, che cos'è la risonanza? Come funziona? Che cos'è che mi causa risonanza a me? Cos'è la risonanza? Quali problemi possiamo avere con la risonanza? Vediamo due esempi tipici, uno sulla struttura, questo link qua, su una struttura, e poi andiamo a vedere un altro esempio sull'edificio. Allora, per me, per capire bene la risonanza, basta andare in rete e guardare questo video. Su questo ponte costruito negli Stati Uniti, fior fiore di ingegneri hanno costruito questo ponte. Questo ponte qua costruito, vediamolo, quindi qui si stiano costruendo le pile del ponte, si sta gettando questo ponte qui in calce sottoarmato, le fasi operative con gli omini che lavorano, quindi ho grandi soldi spesi. Oh, inaugurazione del ponte col Presidente della Repubblica, moto che passano, gente, ponte fantastico, tipo il ponte di Brooklyn, vediamo con cavi d'acciaio lunghi. Ma quale problema aveva questo ponte? Che un vento teso laterale, vediamo, ecco, vedete? Vento laterale, un vento costante. Il vento costante ha cominciato a far oscillare il ponte piano piano con un'altalena, quindi l'ha cominciato a mandare in risonanza. Vedi, questo vento costante che soffiava, un vento forte costante, ha
Ha cominciato a, eccolo qua, guardiamo il ponticello di Brooklyn, fantastico, come il vento costante. Questo non aveva struttura che si opponesse a questa risonanza, e questo ponte ha cominciato a muoversi in maniera incredibile. Guardate, questo è un esempio, secondo me, più eclatante che mi possa far capire che cos'è la risonanza di una struttura. Anche le nostre edifici, quindi case di un piano, di 7 piani, possono andare in risonanza. Questo ponte comincia a oscillare, e qua ci sono anche persone che provavano a attraversarlo. Diciamo, oh, ce la facciamo? Sì, dai, questo qui ha dovuto abbandonare la macchina perché non ce la faceva più a passare questo ponte qui. Ha abbandonato la macchina lì, e qua vediamo che se ne torna dall'altra parte a piedi. Quindi un vento forte mandava in risonanza. Io me la immagino sta scena. Mandava in risonanza questo ponte, quindi vediamo che qui ci deve essere qualcosa di strano nella progettazione, fino a che poi ovviamente il ponte non va giù, per il problema la struttura è andata in una frequenza di risonanza critica, ok? Va bene, torniamo alla mia presentazione perché vediamo. Se questo, che cos'è la risonanza? La frequenza critica di risonanza. Perché il metodo Nakamura mi permette di misurare appunto questa frequenza critica di risonanza. Andiamo a vedere un altro esempio su che cos'è la risonanza. Quindi la risonanza, andiamo a vedere quest'altro video che ha fatto questo professorone. Earthquakes occur Questo all qui over the. è il professore che più che mi piace a me. Un professore che deve insegnare la sua materia e far divertire i ragazzi. Il professore deve mettergli un sogno ai ragazzi. I ragazzi a scuola devono venire a scuola e si devono divertire, non con quei concerti professoresse che io ho incontrato, vecchie zittelle che imponevano l'ordine assoluto a scuola, il silenzio assoluto. Tarpare ogni istinto dell'allievo, ogni felicità dell'allievo a scuola. Scuola deve essere divertimento. Questo è il mio professore ideale. World, in Quindi, particular, lui plate sta spiega questa boundaries. risonanza. This Andiamo is avanti nel video, and potete andarvelo a Japan vedere. is here moving a wave. E People. vediamo l'esempio classico. Ecco, vediamo, lui ha montato sul carrellino due strutture, una casa di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piani, una casa di 7 piani e una casa di 10 piani, ok? E adesso le mandiamo arriva il terremoto, quindi questo basamento mi va a simulare il terremoto. Quindi andiamo a As you can see. quindi la struttura piccola, il terremoto proprio non lo sente quest'onda sismica, mentre la bassa frequenza le strutture alte. The tall building, its natural frequency is quite low. But the small building is fine, but the tall building would collapse, resulting in catastrophe. Higher frequencies, smaller buildings. Adesso invece cambiamo la frequenza. Mettiamo un'alta frequenza. Vediamo che devo dire alta frequenza. Vediamo, Vediamo cosa succederà se mettiamo l'alta frequenza. Strutture. Prima abbiamo visto che quella grande si muoveva, adesso con l'alta frequenza la piccola balla e la grande non sente niente. Vediamo, vediamo. Thing starts to resonate. Ecco, track, accende il macchinario, bassa frequenza, la grande muove, aumenta. Guardate, la piccola struttura va This in one's risonanza resonating and starting to e la collapse. grande quasi Now si you're quite muove. safe in the tall building. What do structural È engineers do? fantastico questo video qua, riguardiamo. Now you're quite safe in the
Ok, quindi a questo punto io come posso modificare la risonanza? Ci vado a, il professore andrà a montare, vedete, monta dei pezzi intermedi della struttura, quindi irrobustisce le pareti della casa, eh? Irrobustendo le pareti della casa, adesso, quindi... quello che avrebbero dovuto fare nel ponte Tacuba, non farlo piatto, farlo una struttura diciamo tridimensionale. La struttura non va più in risonanza, siamo? Perché abbiamo il robustito. Vedete lo stesso esempio, con bellissimo, bravo professore, 10 lode. Andiamo a finire il mio video. Quindi, come facciamo a elaborare le misure del mio della mia misura eseguita con sismografo? Vado qui, software gratuito, jobs.org, si va su questo sito americano, praticamente lo Stato americano ha messo a disposizione questo software, si va su questo sito qui, control top, andiamo a far vedere tutto il passaggio, control V, vai su jobsy.org, vai qua, e su download, qui, scarico tutto il pacchettone, vedete, di software, scarico tutto il pacchettone qua di software, e poi lo installo, installo software, sì, questo è poi l'esempio, installo software, qui, vediamo come funziona, eccolo qua, software, che parte, quindi fa tantissime cose questo software, vuoi fare automatica ricognizione, sì, ok, andiamo di default, la prima schermata, poi c'ho tutte queste pulsantini qua, innanzitutto io devo andare a inserire la mia indagine eseguita, quindi vado su file, open, o import segna, facciamo import segna, allora prendiamo un file che inserito, che ne so, questo qua, su seg2, open, mi compare già questa schermata qua, io a questo punto ho le tre acquisizioni, quindi sui tre si svolge, però devo dirgli quali sono, a sto poveraccio di software, quali sono i miei accelerometri orizzontali e verticali, quindi devo andare su edit, sblocca la tabella, quindi prima cosa che devo fare è andare qui a sbloccare la tabella, dopodiché gli dico questa è la componente verticale, ok, questa è la componente nord e questa è la componente est, se io c'ho, perché io qui avevo una terna con tre accelerometri, lui cosa fa? I due accelerometri orizzontali fa la media, va a fare la media, quindi tra a fare la media, insomma, per calcolare il rapporto tra le verticali e le orizzontali. Ok, prendo tutti questi tre misure e le butto qua dentro in H su V. Quindi io trascino, io faccio un metodo semplice, trascino in H su V, gli do start, adesso banalmente gli do uno start, sì, fai tutto automatico, e ottengo, adesso vabbè, si può settare meglio, adesso non facciamo questo settaggio. E cosa vedo fuori che mi viene fuori? Mi metto la finestra 0 per togliere tutte certe misure che non mi piacciono, ok, vedete, finestra 0, sono andato su tasto di proprietà, e cosa vedo? Che questo sito qui, il terreno in quel punto lì, ho un'amplificazione sismica, ma perché cosa ho amplificazione sismica in quel sito? Ho amplificazione sismica intorno a 10 Hz, 10 Hz sono le casette di un piano, quindi le casette di un piano, il terremoto lo sentono amplificato di 3 volte, perché H su V rapporto su 2, quindi il terremoto in quel sito lì, per la casetta di un piano, subisce un'amplificazione sismica di 3 volte, si sente 3 volte più forte. Quindi è questa la misura che mi viene fuori lasciando semplicemente il sismografo in acquisizione. Quindi prendo questo grafico, qui avevo un altro esempio che ho riportato, dove
aveva un'amplificazione intorno ai 4,5, ai 5 Hz, 5,5 Hz. Quindi per questo sito qui, edifici di 3 piani hanno un'amplificazione sismica di 3 volte, quindi subiscono danni, possono trovarsi in condizioni di doppia risonanza. Cosa vuol dire la condizione di doppia risonanza? Che la frequenza di vibrazione del terreno si trova in doppia risonanza con la frequenza di vibrazione tipica della struttura. E quindi, come per il ponte Takuma, può venire giù tutto. Volevo dirlo alla Ligure, volevo dirlo alla Ligure, diciamolo in italiano. Quindi, viene giù tutto. Ciao a tutti, spero che vi sia piaciuta questa mia spiegazione semplice per tecnici, addetti ai lavori e per persone, chiunque voglia approfondire, la materia. Ciao ragazzi.